Bene, scusatemi se vi rubo un pochino di tempo e di attenzione, ma da insegnante, perché non mi ritengo un ex insegnante, mi ritengo tuttora un insegnante di scuola statale, un insegnante di filosofia e storia, che ha degli obblighi per quanto sia attualmente prestato alla politica, essendo stato eletto in Senato. La cosa che vi chiedo di attenzionare è quanto sta avvenendo un pochino dappertutto con la richiesta avanzata da tanti, in maniera secondo me frettolosa, in maniera ingenua, di chiudere un pochino tante scuole per procedere con la cosiddetta didattica a distanza. Ora, io sono sempre più convinto che abbia avuto 100 volte ragione Don Lorenzo Milani sostenendo che la scuola non la si faccia, ma si sia noi insegnanti la scuola. Una cosa ben diversa è far scuola rispetto all'essere scuola. E quando io leggo di richieste incessanti di trasferire le attività didattiche online, io capisco che c'è qualche problema e lo dico a ragion veduta perché non c'è nulla di più comunicativamente eccezionale, importante per noi esseri umani, anche e soprattutto se siamo insegnanti, che comunicare attraverso gli occhi. Gli occhi ci permettono di capire se dall'altra parte vi sia qualcuno che è distratto, qualcuno che sta pensando ad altro, qualcuno che ha problemi anche a seguire il ragionamento che tu stai facendo. E pertanto gli occhi vanno sempre cercati, esplorati. Ci è stato immediatamente insegnato che bisognava cercare l'attenzione dell'interlocutore, ma questo lo sappiamo noi per primi, noi esseri umani. Se io parlo con qualcuno e questo qualcuno abbassa lo sguardo oppure guarda altrove, io mi sento in difficoltà a continuare perché capisco che forse non è concentrato su quanto gli sto proponendo, gli sto trasferendo, perché comunicare significa cercare di condividere quello che si pensa, quello che si vuole far arrivare all'altro, appunto, con l'interlocutore. Benissimo, perché vi voglio ragionare di questo? Perché oggi su uno dei principali quotidiani di Cosenza, ecco qua, c'è un titolo per me impressionante. La DAD ha creato nuovi desaparecidos. Secondo alcune stime, il 25% dei ragazzi ha abbandonato gli studi dopo il lockdown, dopo la chiusura. A me piace continuare a parlare in italiano e lockdown io lo preferisco rendere con chiusura. Io vorrei che si capisse questo. È ovvio, è naturale, è giusto che noi si rispetti sempre tutto ciò che viene indicato dagli specialisti per ridurre al massimo, possibilmente a zero, le possibilità di contagio. E perché questo avvenga, noi dobbiamo attuare il cosiddetto distanziamento fisico-sociale. Ma l'attività scolastica, l'attività didattica è un'attività che soprattutto se si è responsabili, e io sono convinto che molti invitati ad esserlo lo siano, purché dall'altra parte ci sia un exemplum altrettanto responsabile, beh, io sono convinto che tante scuole, soprattutto con studenti e con docenti di una certa maturità, possano fare attività didattica nel rispetto delle regole che sono state stabilite dai tecnici del Ministero, ma anche dai tecnici del CTS, ormai famosissimo, il Comitato Tecnico Scientifico. Ecco, in molte scuole si possa continuare a fare attività didattica in presenza. È ovvio, lì dove vi sono focolai, lì dove ci sono casi accertati, bisognerà immediatamente prendere tutte le misure del caso, ma questa è una banalità e quasi quasi mi vergogno a ripetere. Ma permetter che la scuola abbatta quelle differenze di opportunità che gravano ancora oggi su tanta parte
degli studenti italiani. È fondamentale perché ricordiamoci che la didattica a distanza, bella, bellissima, si realizza lì dove c'è una rete importante e funzionante, sia per chi trasmette, sia per chi deve ricevere. E noi ancora oggi sul nostro territorio abbiamo tanta, tanta parte di popolazione che ha difficoltà ad ottenere un segnale chiaro per colpa di una rete che non sempre è all'altezza, e questo lo dobbiamo riconoscere. Dobbiamo anche ricordare che per quanto siano stati fatti sforzi titanici, eccezionali da parte del Ministero per consentire a tutti di avere un display, di avere uno schermo in grado di ricevere appunto quelle immagini e far vedere allo studente dall'altra parte, il docente, l'attività che si proponeva, di fargli seguire il dibattito che magari veniva svolto fra il docente e qualche altro suo compagno, perché anche lui potesse intervenire nel dibattito, perché la scuola deve essere dialogo. Benissimo, noi sappiamo che tuttora ci sono diversi e diversi contesti in cui quei display fanno fatica ad arrivare. E allora vi leggo quello che riguarda la città di Cosenza, sono alcuni passaggi, poi vi ruberò proprio pochissimo, pochissimo tempo. Nel quartiere Santa Lucia, che è un quartiere del centro storico di Cosenza, in cui ancora oggi ci sono studenti, e naturalmente sono studenti che provengono da famiglie disagiate, perché Santa Lucia è un quartiere abbandonato, è un quartiere che non ha la simpatia di tanti. Ecco, nel quartiere Santa Lucia la connessione a internet è quasi un miraggio. La vecchia rete del centro storico, infatti, non supporta la fibra di nuova generazione. E allora, se non c'è la capacità di supportare la fibra, quella famosa fibra per cui c'è la pubblicità TIM che tutti ricordiamo del ballerino che va a 2000 all'ora con le gambe, se non c'è la fibra, se non c'è una rete adeguatamente veloce, la didattica a distanza è privilegiata? No, è discriminata, è annullata. Un problema per i tanti ragazzi alle prese con la didattica a distanza nei mesi passati e in parte ancora adesso. Accade perciò che in una famiglia con 8 figli in età scolare ci si debba alternare con i soli 2 cellulari a disposizione e una connessione claudicante. Badate, voi vi metterete a sorridere con 8 figli. Ma ci sono ancora oggi famiglie con figli numerosi. E anche che non siano 8, anche che sono 4, 5, se tu hai soltanto 2 display e c'è una rete che non supporta in contemporanea più di 2 display che lavorino, anche se avessi 18 PC, tablet, smartphone, comunque avresti difficoltà. A raccontarlo è Francesca Volpintessa, volontaria dell'Associazione San Pancrazio, che si occupa del doposcuola ai bambini di famiglie disagiate. Gratis et amore Dei, come si diceva un tempo. Un altro servizio fondamentale reso alla collettività è venuto drammaticamente meno con la chiusura. È venuto fuori in tutta la sua urgenza ciò che noi denunciamo da sempre, spiega Francesca. L'emergenza sanitaria sta svelando un'altra emergenza, non meno grave, che è quella educativa. Beh, allora io vorrei che le istituzioni dialogassero, recependo anche l'indicazione che è provenuta ieri dalla provincia di Brescia, dal nostro Presidente della Repubblica. Questo è il momento in cui la regione o il comune non possono mettersi a fare la guerra al governo centrale e viceversa. Questo è il momento in cui tutti quanti si deve remare nella stessa direzione. A difesa dei più deboli, maledizione, a difesa dei più deboli, ricordiamoci, i più deboli sono quelli che rischiano di ulteriormente allontanarsi dalla scuola, e la scuola rappresenta forse l'ultimo baluardo con cui lo Stato si rapporta ai cittadini più dimenticati, quelli che non hanno troppe volte servizi essenziali che lo Stato deve loro fornire. E allora aumenta la dispersione scolastica. Questi studenti che sono già carenti di autostima si avvertiranno ancor meno capaci di reagire a questi stimoli perché tecnologicamente non hanno la strumentazione necessaria, perché economicamente non si possono dotare della necessaria strumentazione, della necessaria infrastrutturazione sul territorio. D'altronde non è una famiglia che può spesarsi
fra virgolette, la messa a punto della rete nel suo comune. Questi sono investimenti pubblici che per decenni sono mancati. E allora io invito tutti a ragionare fin dove è possibile, se sia il caso di cedere immediatamente, di arretrare, di alzare bandiera bianca oppure di resistere. Questa è resilienza. Provare a fare tutte le volte che si potrà, didattica in presenza, perché la scuola è compartecipazione ad una dinamica che prevede coinvolgimento ed entusiasmo. Se riusciremo a far questo, noi avremo vinto, altrimenti gli esiti drammatici di queste scelte li percepiremo fra anni, perché aumentando nuovamente i tassi di abbandono scolastico, i tassi di dispersione, noi produrremo sempre più marginalità, emarginazione, esclusione, allontanamento dalla società e dai valori su cui la società si è fondata. E allora chiedo a tutti quelli che hanno a cuore la scuola pubblica, la scuola statale, la scuola come volano di valori che la nostra Costituzione ha posto alla base del nostro stare insieme, ecco, chiedo a tutti di rimboccarsi le maniche e di far capire anche ai più paurosi che rispettando le regole noi riduciamo al minimo i rischi di contagio e contestualmente permettiamo a dei nostri fratelli più piccoli, ai nostri figli, ai nostri nipoti, di poter avere quella solidarietà che va esercitata soprattutto in momenti come questi. Vi ringrazio e diamo una mano anche alla ministra Lucia Azzolina che si sta battendo con tutte le forze possibili affinché si capisca che sulla scuola non si deve fare mercimonio politico per ottenere consensi. Sulla scuola si deve lavorare perché la scuola è un patrimonio di tutti. Forse tanti non la pensano così e me ne dispiace. Mi piacerebbe che si tornasse a ragionare di scuola come bene comune. E un rinnovato grazie a tutti coloro che si spenderanno perché questa sensibilità venga ad essere sempre più condivisa e diffusa. Ciao a tutti.